Vedo TG Express di oggi, continuità territoriale a rischio, interviene Forza Italia. Acqua non potabile nelle borgate algheresi. Volo urgente da Alghero a Genova per un bimbo di 12 giorni. Ad Alghero la Vira Rustica. Sport in trasferta alle algheresi impegnate nei campionati nazionali. Sigla. Convenienza extra nei supermercati Delta Coop. Dal 13 al 16 ottobre, cozzegne Ditas a 1,98 € al chilo. Ali di pollo a 1,78 € al chilo. Delta Coop, il tuo supermercato sotto casa. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Continuità aerea e insularità ancora al centro del dibattito politico. Ieri nella sala Angioi del Palazzo della Provincia di Sassari hanno parlato l'europarlamentare Salvatore Cicu e i consiglieri regionali di Forza Italia Oscar Cherchi, Antonello Peru, Pietro Pitalis, Marco Tedde e Alessandra Zedda. Al termine del TG vi faremo sentire uno stralcio dell'intervento dell'ex sindaco di Alghero. L'ASL di Sassari, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, dopo le analisi sul campionamento di Abanoa, ha rilevato la non conformità delle acque destinate al consumo diretto nella rete di distribuzione delle acque potabili nelle zone di Santa Maria La Palma, Sassegada, Arenosu, Tancafarrà, Baraz, Monte Pedroso, Corea, Zirra, Incrocio Sant'Imbegna, Porticciolo, Gutierrez e tutte le zone servite dal serbatoio Monte Siseri nel comune di Alghero. I controlli hanno rilevato presenze non conformi di manganese, ferro, cloruri e torbidità. E si è concluso nel tardo pomeriggio di giovedì un trasporto sanitario urgente da Alghero a Genova per un bimbo di 12 giorni in imminente pericolo di vita. Il piccolo ha viaggiato dalla Riviera del Corallo al Cristoforo Colombo a bordo di un Falcon 50 del 31esimo storno dell'Aeronautica Militare. Appena atterrato, il piccolo è stato accompagnato d'urgenza all'ospedale Gaslini. Ad Alghero la Vira Rustica. Nelle sale del Lucoltè prosegue la mostra organizzata dal Centro Escursionistic dell'Alghè per raccontare uno spaccato della società del passato, la vita nelle campagne. Oggi alle 18.30 nella sala convegni del Coltè è in programma la conferenza dal titolo All'Alghè Lupal Esistoria di Tonino Burruni. Aperto fino a domenica 29 ottobre, la manifestazione è il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Meta. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo qui in diretta dal porto di Alghero. Emanuele Farinelli, Santa Maria La Palma, vendita Humidor e accessori, Italia, Cuba, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Honduras. E chiudiamo con lo sport. Per la terza giornata del girone sud del campionato nazionale di Serie 2 di basket femminile, la Merce d'Alghero gioca questa sera sul parquet della Molisana Campobasso. Terza giornata anche per il rugby. L'amatore Alghero, impegnato nel campionato nazionale di Serie B, dopo due vittorie nelle prime due uscite stagionali, va a far visita al Fanalino di Coda Lumezzane. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani, subito dopo sentiremo uno stralcio dell'intervista di Marco Tedde su continuità territoriale e insularità. Alle 14 per Alghero e i suoi figli d'arte appuntamento con Francesca Dettori. Nel corso della serata invece trasmetteremo un'intervista con l'equipaggio del Gozzo Algherese da Fellina di Carmelo Chessa. Domani 12esima puntata della prima edizione di Audacia Cuore Aperto sarà Briatore a raccontarsi ai nostri microfoni. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domanda, potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A lunedì. Sappiamo che cosa costano i trasporti marittimi aerei, sappiamo quali sono le difficoltà per chi si deve muovere dalla Sardegna e per chi deve arrivare in Sardegna. Queste cose le sappiamo.
Però dobbiamo partire ovviamente da una base di partenza autorevole e sotto profilo normativo efficace, che è questa risoluzione del Parlamento europeo. Risoluzione che probabilmente in questo contesto non è stata dettagliata così come qualcuno avrebbe voluto, che però esiste, è tangibile, è un documento ufficiale, un documento dell'Unione Europea che faremo avere, come diceva Salvatore Cicco, a tutti coloro che lo richiederanno. E in quella risoluzione c'è la base di partenza della lotta per combattere i problemi di insularità. È tutto lì, è tutto lì. Quindi un'analisi dei costi supplementari, quindi lo sportello per le isole che sono un centinaio, forse di più, non per la Sardegna, la Corsica e la Sicilia, per le isole, perché se ci presentiamo soltanto come isole del Mediterraneo siamo vuoti, è inutile che pensiamo di poter fare una battaglia noi da soli. E ancora, una sorta di depenalizzazione per i cosiddetti aiuti di Stato per i trasporti aerei marittimi. Non è possibile pensare che chi deve organizzare trasporti efficaci, adeguati, dall'isola verso il continente e dal continente verso l'isola, debba sempre temere la mannaia degli aiuti di Stato. Non è giusto. Se noi vogliamo uscire da una condizione di insularità che grava sulle nostre teste da sempre, è vero, ma che soprattutto in questo periodo, in un'epoca globalizzata, grava ancora di più, dobbiamo avere la possibilità di aiutare chi opera nel settore dei trasporti. Credo che questo sia un preliminare ineludibile nell'attuazione di questa risoluzione del Parlamento europeo. E vado a chiudere dicendovi che non dobbiamo avere paura dell'Europa. La grande lezione politica che da qui esce e che noi di Forza Italia abbiamo tratto è che comunque c'è la possibilità di dialogare, di condividere percorsi che portino alla crescita della Sardegna, ma c'è una grande lezione culturale, che è quella che ci spinge ad integrarci con l'Europa per utilizzare gli strumenti che l'Europa ci può dare. Non dobbiamo temere l'Europa, anzi la dobbiamo usare, ci dobbiamo integrare, dobbiamo renderci conto che anche se siamo cittadini sardi, anche se siamo per adesso, spero, un po' isolati, siamo cittadini europei e l'Europa ci deve integrare così come deve integrare tutti i popoli che la compongono. Grazie di nuovo per la vostra È arrivata l'app di Alghero Channel, la web social TV. Puoi vedere l'Alghero TG Express in diretta, gli approfondimenti e tutte le passate edizioni del TG. Accedi a tutte le puntate del fortunato format Audaci a cuore aperto. Un'applicazione interattiva che ti consente di inviare video, foto e messaggi. Scaricala da Google Play o accedi direttamente dal web www.appalgherochannel.it. Alghero Channel, web social TV.